E stamattina siamo di nuovo all'istituto per fare una masterclass tenuta da Abraxa Teatro nella persona di Emilio Genazzini. Adesso vi presento velocemente tutti i membri della crew. Pronti? 3, 2, 1. Chi sei? Nicola Sparisco. Dagli Mariano. Goku non lo sa. Giorgia. Giulio Lenna. Salvatore, sono una persona seria. E poi scoprirete le loro personalità pian piano nel video. Avete già capito tutti i coglioni. No, non è vero. Possa entrare in un'altra dimensione, una situazione basso, ok? Una situazione molto semplice di musica molto più netta, cose sul posto. Ok, cassi sul plus, sento il centro del corpo. Iazione, ok. Poi, sì, esatto, improvvisazione. Pasta in bianco. Questo qua, se vuoi assaggiate. Allora ragazzi, il buon Nicolas, salve, ha preso questa bellissima Fanta gusto cola inglesa e adesso faremo un taste test in anteprima, vediamo di cosa sa. L'odore fa abbastanza cagare, è tipo di finto, di tropicale finto. Ho delle opinioni contrastanti su questa bevanda. Allora, per me è la Inca Cola alla fragola. La Inca Cola alla fragola. Non mi esalta. Non ti convince come la Inca Cola? No, l'Inca Cola forever. Dai. Allora, ora siamo in questo localino dove stiamo cercando l'alloggio per Cusco, che ancora non abbiamo preso. Abbiamo preso i biglietti per Machu Picchu, ma non abbiamo preso l'alloggio per Cusco. Quindi adesso qua beviamo, mangiamo e lavoriamo. E adesso vi faccio vedere cosa abbiamo preso, qualcosa di muy special. Sì, sì. E che è? Taste test di queste, come si chiamano? Di queste Pequeños. Pequeños, salsina all'avocado. Oh, pensi nel momento in cui sei registrato. Oh, attenzione. Alla nuez. A Machu Picchu. A Machu Picchu. Machu Picchu. Ciao Ez. Allora, questo è il cocktail Machu Picchu e mi hanno detto che si beve tirando su la cannuccia, quindi proviamoci. Ciao! È buonissimo! Il brodino della nonna. Nick, com'è? Cioè, molto molto buono. Sonia, com'è il pollo fritto? No, ma ricordo... The next morning. E siamo al Parco Kennedy, nel centro di Miraflores, uno dei quartieri più belli e più ricchi del Perù, ed è bellissimo, però bisogna stare un po' attenti perché prima abbiamo visto Mariano Ve che ci avevano puntato un paio di ragazzetti, ma noi da buoni italiani gli abbiamo detto che bu. Scusa, una domanda, una pregunta, vuoi venire a fottere la casa rolare? Ragazzi, dato che il Perù è piccolo, guardate che ho incontrato. Katie, incredibile. Ciao a tutti. Quanto è piccolo il mondo? Quanto è piccolo il mondo? Ah, e se non hai visto il video con Katie, lo trovi qui. Fotogramma. Comunque, mi è piaciuto. Quando abbiamo iniziato a costruire clandestini, sì, si moriva. Questa bellissima bevanda è tipica di qua. È fatta con il mais rosso che viene bollito 4-5 ore con l'ananas e dopodiché viene servito freddo o caldo, in questo caso freddo. E vediamo se è buono. E ora
Veri testi. Salute. Questa puttanata, io non l'ho sentita ma la voglio sentire. Non mi devi far ridere, con questi bisogna guardarlo. Tacu tacu. Come un cattivo. The next morning. E stamattina siamo di nuovo qui, che è domenica, e facciamo il workshop sul clown insieme ai ragazzi di Post-it. Adesso stiamo montando il sipario, dico stiamo perché non sto facendo un caso, sono tutto loro. Aspetteremo tutti i ragazzi per fare il workshop e dalle 10 alle 14 lavoreremo. Pasa nada, yo estoy bien, me doy media vuelta y sigo con mi ritmo, sigo con mi vida. Come pero con un cambio. Como le gambe cambian, la caminata con cambio. Vado al parco e sono felicissimo di andare al parco perché ho la giornata libera. Eccoci qua, prima prova tecnica in quel di Lima. Stiamo facendo una prova luci, una prova spazi perché, come vedete, il palco non è larghissimo, abbiamo qualche difficoltà nei movimenti, però la prova tecnica serve proprio a questo. Perciò adesso finiamo la prova tecnica e poi sì, non lo so, vedremo. Signori, è successo, abbiamo qua il nostro eroe che ha preso la pizza in Perù. Ma perché? È successo? Ole! Ti devo dire. No! Sa tipo di focaccia. Focaccia, è appena passato un cane su questa focaccia, ci ha fatto la pipì. Ti sei appena lasciato con la tua ragazza e la vedi in giro passare con un altro ragazzo. Ha questo sapore qua. Buono. E oggi abbiamo finito l'ultimo giorno di workshop con i ragazzi. Sono stati carinissimi, fantastici. È stata un'esperienza bellissima. E poi è anche bello vedere, no, come il linguaggio può essere universale quando insegni qualcosa, in questo caso il clown. Ci sono delle dinamiche che esistono qui, esistono in Italia, esistono in tutto il mondo. Le cose che ci fanno ridere fanno ridere anche a loro, le cose che a loro non piacciono non piacciono a noi, ed è stato bello questo interscambio culturale che abbiamo avuto con loro. E buongiorno, oggi un'altra giornata, è il primo di novembre e domani facciamo lo spettacolo, però oggi abbiamo la giornata libera. Niente, volevo raccontarti qualche curiosità che abbiamo scoperto stando qui. Sigla. Una curiosità è che Lima è una zona molto 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 sismica, quindi quando passeggiate per la strada o dentro i locali, se guardate su delle colonne per terra c'è una S, a volte gigantesca, a volte piccolina, che indica proprio il punto in cui dovete andare se c'è un terremoto, perché quella è una zona sicura. In Italia non ce le abbiamo così, cioè ce le abbiamo, ma non così marcate e frequenti come sono qui. E la loro moneta, poi, andando avanti con le curiosità, è il soles, anzi il sol, un sol, due soles, tre soles. Quattro soles loro sono un euro nostro, quindi fate più o meno il conto. Infatti ti ricordi quando ti ho fatto vedere la cena, abbiamo speso poco, tipo 30 soles, 20 soles, per noi sono 4 euro, 5 euro. Conviene venire se si arriva dall'Europa. E un'altra curiosità, se vieni in Perù, fai attenzione all'acqua che bevi, perché l'acqua dei rubinetti non è potabile. Addirittura consigliano di non lavarsi neanche i denti con quell'acqua, perché noi non siamo abituati a questi batteri. E se no ti potrebbe venire uno di quei cagotti a spruzzo molto 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 frequenti. Nel nostro gruppo ci sono stati, salvo conferma. Adesso Mariano, poverino, anche lui non sta benissimo, ma questo non dipende solo dall'acqua, dipende anche dal cibo. Ovviamente loro hanno un cibo molto diverso dal nostro, molto speziato, tantissima carne. E un'altra cosa che deve fare attenzione è non mangiare, appunto, non bere l'acqua che non sia di bottiglia, ma anche la verdura cruda, bisogna stare attenti, perché se loro la lavano con l'acqua e tu la mangi, hai capito, no? E una cosa che puoi fare, come ci hanno consigliato, è quella di partire dall'Italia con dei fermenti lattici che già prendi prima della partenza. Poi ogni giorno, ogni mattina appunto, prendere questi fermenti per l'intestino. Discorsi di merda, bro. Proprio discorsi di merda. Un'altra cosa è che se vieni in Perù, dato che i furti, soprattutto i turisti, sono molto frequenti, da come ci hanno detto, per fortuna facciamo corna, a noi ci è andata bene. Anzi, l'altra sera stavamo passeggiando, si sentiva che l'aria era un po' strana. Allora mi hanno detto, vabbè dai, torniamo indietro. Il giorno dopo, 300 metri più avanti, c'era stata una sparatoria che noi ci siamo ampiamente scampati. Perciò ecco, dato che ci sono
è una zona dove c'è della povertà comunque, non in tutti i quartieri ovviamente, ma nella maggior parte fuori dal Miraflores, i quartieri insomma un po' più ricchi, consigliano sempre di girare con le monete, con dei soldi, un po' in tasca, un po' in un'altra tasca, un po' nel marsupio, in modo che se dovesse soldi tieni, bam, gli dai quelli. Quindi ecco, mi raccomando, fai attenzione anche a questo. E se ti muovi, appunto, le ore notturne dicono di evitarle, ma se ti muovi magari prendi le strade principali, non prendere mai delle secondarie un po' più buie, perché potrebbe essere molto pericoloso. Un'altra cosa simpatica che succede in Perù è che ci sono un milione, ma davvero un milione di taxi abusivi che costano davvero pochissimo. Mentre passano suonano, anche se hanno della gente loro suonano, se tu vuoi entrare ti fanno entrare insieme ad altre persone. Questa cosa è, non so come funzioni, non l'abbiamo mai preso. Noi usiamo sempre le app tipo Uber, Cabify, che sono insomma app certificate che ci portano in giro. E fai conto, l'altro giorno per 20 minuti di taxi abbiamo speso tipo 4 euro, 5 euro in 4. E un'altra piccola curiosità che abbiamo imparato stando qui in Perù. Allora, il caffè personalmente a me piace. Quello che fanno, anche quello magari americano, un po' più lungo, che di solito non mi piace, qua mi piace, cioè proprio il gusto del caffè è diverso dal nostro, è molto diverso dal nostro, però è aromatico, è buono, è... provalo, potrebbe piacerti. Ma direi che per ora ti ho raccontato tutto quello che ho saputo in questi giorni. Man mano che scoprirò queste cose, te le dirò. Ciao!